Tra una settimana esatta, i 29 lavoratori della Tercop, la cooperativa sociale che da anni gestisce parcheggi per conto del comune di Teramo, saranno senza lavoro. Dopo diverse proroghe, i dirigenti comunali hanno ritenuto opportuno che ci fosse una nuova gara di appalto. Nonostante siano trascorsi molti mesi, il bando non è stato ancora messo a punto e il 15 giugno il servizio della Tercop sarà sospeso a tempo indeterminato. Una situazione che determinerà la perdita di lavoro per 29 persone, molte delle quali socialmente svantaggiate, e un mancato introito per il comune. Un disastro sociale e anche una perdita economica per le casse comunali. Una scelta ovviamente veramente incomprensibile se pensiamo che questa scelta è stata presa da dirigenti che dal 2012 avrebbero dovuto fare una gara d'appalto, nonostante le indicazioni delibere, ovviamente noi parliamo con gli atti, della giunta, dove dicono, danno mandato loro di aumentare gli stalli addirittura e preparare la gara e fare la gara. Questi qua praticamente in 6 anni non hanno fatto né la gara né aumentato gli stalli, praticamente ci hanno continuato a far lavorare sotto costo, e adesso che questa amministrazione che subentra gli dà un mandato loro di preparare finalmente una gara un'altra volta, praticamente questi che fanno? Sospendono il servizio. Ma secondo lei è una sciatteria o c'è dolo? Secondo me, siccome potrebbe essere appunto incapacità o dolo, siccome sono dirigenti super pagati, confermati, premiati, eccetera, eccetera, quindi io, sai, a occhio e croce non propendo per l'incapacità, perché ovviamente avere dei dirigenti di lunga data incapaci mi sembra un pochettino poco credibile. E quindi rimane l'altra ipotesi che i magistrati, se ovviamente questa storia perché si dovesse concludere proprio male, i magistrati noi chiediamo che vengano ad indagare la verità. Un miracolo però potrebbe ancora avvenire. L'amministrazione comunale di Teramo ha indetto una riunione con i vertici della Tercop per trovare una qualche soluzione tampone. Ma il presidente Iachini oramai è sfiduciato e non nasconde più la possibilità di un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.